Buonasera parrocchiani di Casumaro e delle quattro parrocchie unite. Io sono Andrea Angela, figlio del famosissimo Alberto Angela, e sono qui assieme al mio cameraman e al mio assistente per portarvi alla scoperta di una delle nostre chiese, in particolar modo quella di San Lorenzo di Casumaro, da poco riaperta dopo il post terremoto del 2012. Andremo ad analizzare tutte le principali opere che sono all'interno di questa chiesa, che magari molti di voi già conoscono, specialmente i più anziani, ma che i più piccoli molto probabilmente non conosceranno. Seguitemi così in questo viaggio meraviglioso alla scoperta della nostra piccola grande perla. La chiesa di Casumaro non nacque fin da subito come chiesa, ma fu bensì inizialmente un oratorio. Essa nacque all'inizio del 400 per sopperire a un grande problema, quello della distanza da compiere per poter prendere parte alle funzioni religiose, poiché la chiesa più vicina per Casumaro era quella di Finale Emilia. Nel 1400 venne così eretto il primo oratorio di Casumaro. Successivamente, nel 1451, il fiume Reno esondò e successivamente la chiesa si ampliò diventando quella che possiamo vedere oggi, una vera e propria chiesa. Infatti l'arcivescovo di Modena decise di conferirle il titolo di parrocchia e attribuirle un prete stabile. Come all'epoca, dall'esondazione del fiume Reno rinacque la chiesa di Casumaro, così anche oggi, dopo il terremoto e da questa pandemia che ci costringe tutti ad essere un pochino più lontani, possiamo risentirci uniti e riscoprire così uno dei valori che ci può tenere insieme, la nostra comunità di Casumaro. Ora, bando alle ciance, andiamo ad analizzare tutte le opere di questa nostra piccola, grandissima chiesa. Seguitemi. Il nostro viaggio vorremmo proprio farlo iniziare da qui. Ci troviamo presso la sede dell'organo della chiesa di Casumaro e vogliamo iniziare a parlarvi in primis del soffitto di questa favolosa chiesa. Si tratta di un soffitto a lacunari ellittici, un soffitto ligneo a lacunari ellittici, molto molto simile al soffitto di Palazzo Diamanti di Ferrara, costruito quasi mezzo secolo prima. I casumaresi si impegnarono al fine di donare alla loro chiesa un particolare soffitto davvero davvero molto bello. Il lacunare centrale è il più grande rispetto a tutti gli altri e rappresenta il santo a cui è dedicata la parrocchia di Casumaro, San Lorenzo appunto. Esso è rappresentato in una veste di colore rosso, con in mano la palma del martirio. Egli è al cospetto della Divina Provvidenza ed è rappresentato in trono di gloria. Esso è affiancato da angeli e da cherubini. La Divina Provvidenza la potete notare in alto ed è rappresentata per mezzo di un occhio inscritto in un triangolo. L'opera è databile sicuramente al 1600 e venne ristrutturata negli anni 2000. Scendiamo ora dalla sede dell'organo per andare ad analizzare tutte le opere presenti al piano terra. Analizziamo ora uno degli elementi principali della chiesa di Casumaro, il battistero. Una parrocchia, infatti, per essere definita tale, ha bisogno di un battistero in cui battezzare i nuovi membri della comunità. Questo è il battistero della chiesa di San Lorenzo di Casumaro e adesso è collegato il libro dei battesimi di Casumaro, il più antico di questa zona, ma di questo parleremo successivamente. Il battistero racchiude in sé una duplice storia. Esso venne realizzato all'inizio del Cinquecento ed è costituito da due materiali differenti. È infatti in parte ligneo e in parte marmoreo. La seconda parte della storia che racconta rappresenta la decisione presa durante il Concilio Tridentino del 1563, in cui si decise di dividere l'acqua in cui venivano battezzati i nuovi membri della comunità dall'acqua benedetta dal Crisma durante il Sabato Santo. Venne infatti posta all'interno della vasca questa lastra in marmo che divideva appunto le due sedi delle acque. Legato al battistero, come abbiamo detto prima, è il libro dei battesimi di Casumaro, risalente al 1511, il più antico di tutta la zona. Esso ci permette di ricostruire la storia degli antenati dei casumaresi e di ricostruire la storia della lingua italiana da 500 anni a questa parte. Ci
troviamo ora nella navata centrale, ai cui lati sono posti quattro altari seicenteschi, più precisamente due a destra e due a sinistra. Partiamo ora ad analizzare i primi due altari. Rispetto all'entrata sono quelli di destra. Il primo altare ospita una pittura in cui è rappresentata la crocifissione di Cristo e quattro santi ai piedi della croce. Più precisamente, da sinistra possiamo osservare Santa Lucia, San Francesco ai piedi della croce, Santa Apollonia e Sant'Agata. Proseguiamo ora il cammino spostandoci sul secondo altare di destra. Esso ospita un olio su tela, copia di un originale conservato in un monastero bolognese. Rappresenta la morte di San Giuseppe, consolato dalla Madonna e dal figlio Gesù. Ora, grazie al potere del teletrasporto, ci spostiamo sugli altri due altari di sinistra. Ci troviamo ora presso gli altari di sinistra della chiesa di Casumano. Il primo altare di sinistra ospita una tela risalente al 1600, realizzata da un nipote del Guercino. Essa rappresenta la Madonna con il bambino in mano e Sant'Antonio da Padova. Questa tela, come la prima tela degli altari di destra, si focalizza sulla venerazione dei santi, in questo caso i santi taumaturghi. Sant'Antonio infatti era il più venerato tra tutti questi santi taumaturghi. I santi taumaturghi sono coloro che hanno la possibilità, si riteneva, di guarire le persone con il semplice tocco delle mani. Procediamo ora nel nostro percorso attraverso gli altari della chiesa di Casumaro, spostandoci presso il secondo altare di sinistra. Esso racchiude al suo interno due filoni di opere d'arte. Il primo filone di opere d'arte è la composizione dei 15 quadretti rappresentanti i misteri del Santo Rosario. Essi furono realizzati da un lontano parente del Guercino da Cento. Come a coronare questa Madonna stanno questi 15 quadretti, la Madonna venne realizzata da Gabriello Arcangelo Pio, artista bolognese a cui nel 1749 fu affidata la realizzazione di questa Madonna in legno e carta pesta. Egli era uno dei maggiori artisti di questi materiali e i casumaresi si impegnarono al fine di donare alla propria chiesa una bellissima e perfetta statua della Santa Madonna. Lasciamo ora i quattro altari laterali, spostiamoci nuovamente verso destra, facciamo un salto indietro di 300 anni e andiamo alla scoperta di un Cristo risorto, riscoperto casualmente nel 1999 durante un restauro. Seguitemi. L'opera che stiamo per presentarvi è certamente la più antica di tutta la chiesa di Casumaro. Si tratta di un Cristo risorto risalente al 1440, riscoperto per caso durante un restauro nel 1999. L'opera ha un grande valore perché rappresenta una delle principali forme d'arte diffuse nelle campagne della pianura padana sul finire del Medioevo. Un documento del 1500 ci dimostra come quest'opera sia stata voluta dai casumaresi per abbellire il frontale interno dell'oratorio. Successivamente, con l'ampliamento dello stesso, l'opera non venne distrutta, bensì venne conservata e collocata tra l'attuale presbiterio e navata. Per quanto riguarda la figura del Cristo, esso è rappresentato con il braccio destro alzato, in segno di benedizione. In quello sinistro invece regge una bandiera di colore bianco. La parte superiore del corpo risulta essere nuda, mentre la parte inferiore, che non è giunta fino a noi, era probabilmente coperta dal mantello rosso che si può intravedere. Accanto al Cristo troviamo degli angioletti con in mano degli strumenti musicali. L'autore si concentrò prevalentemente sul marcare le linee che definiscono la figura del Cristo, senza porre attenzione a naturalismo e prospettiva. Lo sfondo dorato è tipicamente medievale, come tutta la forma del disegno. Ci troviamo ora presso il presbiterio. Prima di iniziare il nostro percorso alla scoperta degli elementi che costituiscono il presbiterio, sarà necessario porre l'origine di questo termine.
Esso deriva dal greco e sta ad indicare la persona, l'anziano, che guida una comunità. Dunque, il sacerdote di una comunità, per noi il nostro Don Marco, può essere anche chiamato presbitero. Il presbiterio, quindi quest'area della chiesa, è suddivisa dal resto della chiesa dalla navata per mezzo di questa balaustra e di questo cancelletto in ferro. Ma per quale ragione? Non è un simbolo di divieto, un simbolo di confine tra una parte ed un'altra, ma sta semplicemente ad indicare che qui, oltre questo cancelletto, risiede Dio, risiede il tabernacolo. Quindi è un'area sacra alla quale possono accedervi solo le persone, diciamo, autorizzate. Per quale ragione? Tutte le chiese cristiane si rifanno al modello del Tempio di Gerusalemme. Nel Tempio di Gerusalemme era presente un'area che prendeva il nome di Sancta Sanctorum, a cui potevano accedervi solamente i sommi sacerdoti, e in cui erano contenute degli elementi materiali del culto cristiano, come resti della manna dal cielo o pezzi dell'arca dell'alleanza, quelle che noi più comunemente chiamiamo reliquie. Analizziamo ora gli elementi che costituiscono il presbiterio. In primis dobbiamo ricordare che ogni giorno sul presbiterio avviene un qualcosa di speciale, ovvero la santa messa sulla mesa dell'Eucaristia. Questa parola, che magari molti di noi non hanno sentito, fu coniata durante il Concilio Vaticano II per dare nome a quello che noi più comunemente chiamiamo altare. C'era infatti la necessità di dividere quello che noi adesso chiamiamo altare, ma che in realtà si chiama mesa dell'Eucaristia, dall'altare maggiore, posto più in alto rispetto all'altare di adesso, su cui fino al Concilio Vaticano II si celebrava la messa. Il sacerdote però aveva le spalle rivolte verso il popolo, cosa che ora non accade più. Ora, sull'altare maggiore di Casumaro, realizzato in marmo pregiato, è ospitato il tabernacolo, luogo dove risiede Dio. Continuando ad analizzare il presbiterio, possiamo trovare un altro elemento che prende il nome di ambone. Dall'ambone il sacerdote legge la parola di Dio. L'ambone infatti si trova più in alto rispetto agli altri elementi, affinché la parola di Dio possa risuonare al meglio e possa essere udita da tutti, anche coloro che si trovano il più lontano dal presbiterio. Altro elemento del presbiterio è la sede, dove risiede il sacerdote, il presbitero, e da cui insegna la parola di Dio, da cui insegna come agire. I casumaresi, con l'aumento delle dimensioni della chiesa e l'aumento di partecipanti della comunità di Casumaro, decisero di abbellire il proprio presbiterio, in primis affrescandone il soffitto, di cui vi parleremo tra poco, e realizzando intorno al 1600 una meravigliosa pala dell'altare, affidandone la realizzazione al ferrarese Carlo Bononi, e che possiamo osservare sullo sfondo. Sul presbiterio erano inoltre conservate, sopra gli architravi che permettono l'accesso all'area del coro, due statue che rappresentavano i due santi della chiesa di Casumaro, San Lorenzo e San Pancrazio, che però purtroppo non possiamo osservare, poiché a seguito del terremoto del 2012 si sono danneggiate e sono ora in restauro. Procediamo adesso con l'analisi, andiamo alla scoperta della pala dell'altare maggiore e successivamente del soffitto affrescato. Decisero così di affidare la realizzazione di quest'opera a uno dei principali artisti dell'epoca, il ferrarese Carlo Bononi, che decise di dipingere in loco, quindi qui nella chiesa di Casumaro, tramite la tecnica dell'olio su tela, i due santi a cui è dedicata la comunità parrocchiale di Casumaro, San Lorenzo e San Pancrazio. Spostiamoci ora sull'opera. Possiamo vedere a sinistra San Lorenzo, mentre a destra San Pancrazio. San Lorenzo è rappresentato con una tunica di colore rosso e ai suoi piedi è possibile intravedere la graticola, simbolo del suo martirio. San Pancrazio, invece, presente sulla destra, è rappresentato con una tunica di colore giallo, a tratti di colore viola-grigiastro. Sui capi dei due santi è possibile intravedere, per mezzo del riflesso e della prospettiva, una leggera aureola. Carlo Bononi, quest'opera di grandi dimensioni, misura infatti 327 cm per 220 cm, vuole rappresentare l'accoglienza
l'entrata dei due santi all'interno del paradiso, all'interno della gloria di Dio. Decise infatti di rappresentarli con lo sguardo rivolto verso il cielo, verso la luce di Dio. Infatti possiamo intravedere come nel punto più alto dell'opera sia presente la luce divina, che viene portata, che viene accompagnata da questi tutti alati verso le figure dei due santi. Spostiamoci ora sul soffitto del presbiterio, anch'esso affrescato probabilmente nel 1650, sempre in occasione dell'ampliamento della chiesa, da artisti i cui nomi sono a noi oggi ignoti, ma che probabilmente appartenevano alla scuola dei pittori bolognesi. L'opera di maggiore interesse in questo affresco, in questa pittura, è la Santissima Trinità posta al centro. In quest'opera la caratteristica principale è la luce divina, la luce di Dio, che diciamo, possiamo dire che irrompe nella scena, illuminando i personaggi rappresentati. La Santissima Trinità, appunto, e angeli che hanno tra le loro mani strumenti musicali, intenti probabilmente a cantare inni alla Santissima Trinità. Con questa bella panoramica abbiamo deciso di concludere il nostro viaggio alla scoperta delle opere contenute nella chiesa di Casumaro. Speriamo che questa chiesa, dopo la sua riapertura, possa diventare un centro di preghiera, un centro di comunità, un centro di fraternità per tutta Casumaro e per tutte le parrocchie vicine. Detto questo, ci congediamo. Da Andrea Angela e dal mio amico Gesù è tutto. Ci vediamo alla prossima chiesa e alla prossima riapertura. Arrivederci a tutti.